che bisogna puntare a migliorare la qualità della regolazione del gioco d'azzardo. Quali attualmente ancora le criticità in questo senso? Tante, tantissime, la qualità della regolazione non è ancora soddisfacente, non come la vorremmo, puntiamo a migliorarla dando voce a tutti quei settori che ancora voce non hanno avuto, a una regolazione omogenea su tutto il territorio nazionale, nel rispetto assoluto ovviamente delle competenze di regioni, province e comuni, a una regolazione finalmente a livello europeo, perché noi, il paradosso è che noi abbiamo una regolazione di secondo livello, molto molto funzionante, una regolazione di primo livello che può essere migliorata. Ecco, il nostro impegno è cercare di migliorarla e credo che partiremo con una legge delega che possa consentire finalmente un riassetto complessivo del settore, un riassetto che il settore aspetta da tanti anni. Senta, che tempi ci sono per questo riordino di cui lei ha parlato anche in precedenti interventi? Siccome è molto atteso, se sa dare delle tempistiche. Guardate, le tempistiche ovviamente non le decide il sottosegretario, ma il Parlamento che è sovrano in tutto e per tutto. Per quanto mi riguarda, stiamo chiudendo il testo della legge delega, contiamo di proporlo al Consiglio dei Ministri e al Parlamento in tempi ragionevolmente brevi. Il mio auspicio è che possa essere proposto al Parlamento entro l'anno. Poi i tempi di evasione da parte del Parlamento sono nelle mani del Parlamento, ovviamente. Nella legge di stabilità metterete le proroghe delle concessioni, come ha già annunciato. Ci stiamo lavorando. Saranno proroghe di un anno, 2 anni. Ci stiamo lavorando. Senta, il fondo salvacalcio richiesto dalla FIGC, che sarebbe parte degli incassi delle scommesse, è una proposta che avete valutato? È La una state valutando? proposta che personalmente non mi è mai stata formulata. Se e quando mi sarà formulata, la valuteremo con serenità. Va bene.